coloro che non conoscessero il football americano nei suoi aspetti più tecnici, ricordiamo che le formazioni sono divise in attacco, difesa e special team, i ruoli sono estremamente specializzati ed è un po' il motivo per cui gli 11 giocatori che sono in campo, una volta che cambia la situazione del possesso di palla, escono dal campo e vengono sostituiti. Le sostituzioni nell'ambito delle azioni invece di gioco sono illimitate e pertanto le squadre mediamente sono composte di 40 giocatori. In particolare in questa edizione della World Cup le rappresentative nazionali hanno a disposizione un massimo di 50 giocatori, di cui 45 partecipano ad ogni gara e quindi 5 sono convocati in riserva. Dicevamo quindi terzo incontro, il primo incontro, l'incontro inaugurale Italia-Finlandia con una bella vittoria convincente soprattutto della nazionale italiana espressa dalla Federazione Italiana American Football che vive un momento di ricostruzione, diciamo, un serio momento di novità con una nazionale molto ringiovanita, un po' anche per motivi di periodo, diciamo periodo estivo, alcuni dei veterani importanti per la nazionale non hanno avuto la disponibilità, stiamo parlando ovviamente di dilettanti, questo significa che siamo i giocatori e gli allenatori, anche i dirigenti, sono volontari e hanno ovviamente una propria occupazione, un proprio lavoro e quindi non sempre è facile rendersi disponibile per questo tipo di convocazioni di trasferte e giugno è sicuramente un gran periodo per questo tipo di manifestazioni, a volte però diventa problematico insomma avere tutti e contemporaneamente diciamo la possibilità di venire a Palermo. Comunque il risultato positivo è che la nazionale italiana è rinnovata in buona parte con giovani molto volonterosi, una linea diciamo nuova, a capo allenatore il signor Giorgio Longhi con uno staff di assistenti molto preparati e la prima vittoria direi che ne dà abbastanza la misura. Italia e Finlandia sono grandi rivali, rivali storici nell'ambito della Federazione Europea, si sono contesi i campionati europei per diversi anni. La Finlandia ultimamente è peraltro campione europeo uscente. La Finlandia ha sempre battuto la nazionale italiana e addirittura la nazionale italiana non batteva la nazionale finlandese dal 1983 e quelle volte che la nazionale italiana ha vinto il campionato, ha vinto la finale, diciamo, non incontrò la Finlandia. Questa volta la Finlandia a sua volta si presenta con una squadra molto giovane, addirittura uno dei giocatori ha 17 anni, questo peraltro vale anche per la nazionale italiana che ha giocatori di 18-19 anni. Una squadra, come dicevamo, ringiovanita, molto seria come è sempre stato per la federazione finlandese e che onora ovviamente i propri impegni. Pochi minuti quindi all'inizio della gara, stanno entrando i signori arbitri della gara, della partita. Una crew arbitrale, come si dice in gergo, è composta da 7 arbitri e un arbitro di riserva. I signori arbitri stanno effettivamente entrando in campo, nominati appunto dallo speaker dello stadio. E sono il referee, che è il capo arbitro, quello con il cappellino bianco, è il signor Ferre Dados. L'umpire è l'arbitro che si collocherà nell'ambito appena prima che partano le azioni, si collocherà alle spalle della formazione in difesa, si chiama Willy Edenwiller. Heads Liesman è quindi l'arbitro che seguirà il gioco dalla linea laterale comandando la catena, che poi vedremo di cosa si tratta. La catena è una delle peculiarità di questo gioco, una cosa fondamentale. L'head linesman, dicevamo, il signor Jeff Bessler. Line judge e side judge sono altri due arbitri che stazionano sulle linee laterali e controllano soprattutto i fuorigioco, vale a dire le partenze prima dell'inizio del gioco,
signor Hiroshi Hiro e Antonio Pirattelli della Federazione Italiana. Il field judge, l'arbitro profondo nel campo, è il signor Yong Ho Song. Il back judge, arbitro nel campo profondo dalla parte della squadra in difesa, è il signor Peter Springer. La riserva è il signor Yoshiki Ito. Dicevamo quindi, vediamo che i giocatori del Messico si raccolgono in un momento di preghiera, è una tradizione nelle squadre di football americano, soprattutto ovviamente nella squadra messicana, un po' come quella italiana di tradizione cattolica. I due gruppi di giocatori sono già ovviamente suddivisi in giocatori della formazione d'attacco e della formazione di difesa. Però i signori referee stanno attendendo che la cerimonia ufficiale inizi con gli inni nazionali. E mentre attendiamo l'inno nazionale, torniamo a parlare un pochino del Messico, che è già data favorita per questa prima edizione della Coppa del Mondo. Il Messico, paese del Centro America, molto vicino agli Stati Uniti, che è la patria di questo sport, da diversi anni gioca la Federazione Messicana, appunto promuove il football americano in Messico. Le università, le principali università messicane hanno un programma di football. Ecco l'inno nazionale del Messico. Coaching staff composto dal head coach, il capo allenatore, il signor Jacinto Mendoza, l'offensive coordinator, questo è l'inno nazionale della Finlandia. Coaching staff della rappresentativa nazionale messicana, pochi secondi ancora e il kick-off, il calcio d'inizio di questa gara. Allora, abbiamo già nominato Jacinto Mendoza, head coach, l'offensive coordinator, il coordinatore della squadra d'attacco, il signor Rafael Duque, defensive coordinator, il signor Alfonso Escalante, come assistenti il signor Manuel Neri, Guillermo Nunez, Gabriel Becerra e Juan González. Quanto riguarda la Finlandia, che ha già disputato una gara, il coaching staff è composto dal head coach, capo allenatore Thomas Hagman, offensive coordinator Timo Leskinen, defensive coordinator Kari Leivoja, gli assistenti Christian Gilmore, Eric Black e Jani Rasanen. Abbiamo visto nelle fila della squadra finlandese
un paio di personaggi di colore, sono ovviamente assistenti recuperati negli Stati Uniti, probabilmente, se non in Canada. Una tradizione anche questa per la Finlandia, quella di avere per ogni squadra almeno un tecnico proveniente dalle nazioni che tradizionalmente giocano a football americano. Giusto per curiosità, diciamo che la differenza tra il football americano negli Stati Uniti e canadese è nel numero dei giocatori in campo, 12 per il Canada, 11 per gli Stati Uniti, e nella differenza di segnatura del campo. Allora, coin toss, vale dire lancio della moneta, scelta per la squadra messicana. Il referee, il capo arbitro, riconoscibile come dicevamo per il cappellino bianco, darà ora il segnale, è microfonato e quindi renderà nota la cosa a tutto il pubblico. Il Messico riceve il calcio d'inizio e quindi praticamente la squadra finlandese effettuerà il calcio. Questo significa in termini tecnici che dopo il ritorno della palla calciata dalla Finlandia, un ritorno che ovviamente può finire anche in meta, è un ritorno che ovviamente la squadra ricevente tenterà di riportare nel campo il più avanti possibile per mettere il proprio attacco nelle migliori condizioni per sviluppare le proprie azioni d'attacco. Vedremo gli 11 uomini schierarsi in modo allargato, più o meno allineati su alcune delle linee di segnatura del campo, questo perché una volta che la palla è in volo dovrebbe essere preda di uno dei due ritornatori, che sono pronti ad aspettare a ritornare la palla. Per quanto riguarda il Messico, sono il numero 20 e il numero 1, ci sembra di scorgere, vediamo di cogliere i loro nomi dal roster. Allora il numero 1 è Eduardo Nunes, che gioca nelle Aguilas, e il numero 20, ecco, il calcio era piuttosto corto, quindi il ritornatore designato il numero 20 non ha preso la palla, l'ha presa invece il numero 21. Stiamo parlando di Jerónimo Huerta, che come vedete viene placcato soltanto all'altezza della linea del 5 yard del campo difeso dalla special team, da una squadra speciale. Non è l'attacco, non è la difesa, è una squadra particolare che appunto entra in campo soltanto nelle azioni di cambio di possesso o di calcio d'inizio. Questo era lo special team finlandese, che è stato sorpreso da un giocatore del Messico, Jerónimo Huerta, che di ruolo quando gioca in attacco è fullback, vale a dire bloccatore, e l'attacco del Messico, come dicevamo prima, parte ovviamente in una posizione favorevolissima, ha un primo tentativo e solo soltanto 5 yard che lo separano dalla prima meta. La palla è al numero 1, il quale con un gesto atletico già molto interessante, che è difficile vedere sui campi di football, Eduardo Nunes, con un balzo sopra le linee guadagna ben 3 yard. Se non ci sono penalità nell'azione, e questo viene determinato dal fazzoletti gialli che gli arbitri eventualmente lanciano in campo, allora è una corsa laterale che già produce il primo touchdown per la formazione messicana. È sempre lui, Eduardo Nunes, che questa volta corre sulla sinistra della sua linea, ben bloccato, quindi ben fatti i blocchi dei suoi compagni, lo vediamo penetrare nella linea di meta e segnare i primi 6 punti. Seguirà il calcio di trasformazione per arrotondare il punteggio a 7, ovvero un'azione alla mano che, se di successo, se quindi riporta di nuovo un giocatore in possesso di palla nell'area di meta avversaria, guadagnerebbe 2 punti alla propria squadra. Vediamo che scelta fa il capo allenatore del Messico. Si tratta di un
tentativo da un punto, quindi un calcio che deve finire ovviamente tra i due pali. È il numero 37 che si incarica del calcio e ci sembra di, esatto, i due arbitri ci dicono che il calcio è valido. Alejandro Barona ha arrotondato il punteggio per 7-0 per il Messico, quindi un inizio scoppiettante. Si diceva del Messico che si conosceva come una nazione che gioca a football da molti anni e ha una lunga tradizione, quindi la vicinanza, diciamo, con gli Stati Uniti favorisce molto, ha favorito in questi anni molto gli scambi sportivi. Ci sono delle gare, delle partite che sono ormai diventate tradizione, che si svolgono a Città del Messico e in altre città, tra rappresentative messicane e rappresentative degli Stati Uniti, dei college o dei junior college degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il football, a parte ovviamente il football professionistico, è giocato dalle high school ai college, alle università, in circa 30.000 istituti. Kick-off quindi, con 7 punti di vantaggio, la squadra che è in vantaggio deve restituire palla con questo calcio, diciamo, di allontanamento, una specie di calcio d'inizio, un po' come quando nel calcio, appunto nel soccer, nel calcio che viene giocato qui in Europa, la squadra segna ovviamente, la palla viene messa in mezzo al campo. In questo caso no, in questo caso si parte dal 35, allora calcio piuttosto lungo, ben assestato, il ritornatore della Finlandia non riesce a guadagnare granché. La Finlandia ha quindi il suo primo tentativo, 10 yard da conquistare all'altezza delle proprie 24 yard. Vediamo che cosa metterà in atto la squadra finlandese. È un tentativo di lancio, è un lancio rivolto ad un running back, un giocatore che è partito dalla retrolinea, diciamo. Ovviamente i termini che usiamo sono termini gergali, cercheremo di renderli il più possibile comprensibili. Abbiamo visto quindi Jarkko Nieminen, quarterback numero 12 della formazione finlandese, provare a cogliere con un lancio in avanti il suo compagno, il numero 46, Jukka Rinanen. Questo non era nella posizione giusta, il lancio è incompleto. Ancora una palla consegnata questa volta con il favore di un blocco da parte di un compagno a Jukka Rinanen. La difesa messicana fa buona guardia, molto veloci, come d'altra parte ci avevano detto i giocatori messicani. Addirittura una perdita di terreno, quindi questo terzo tentativo vede la Finlandia dover giocare, essere costretta, insomma, a chiudere il down e quindi a guadagnare più di 10 yard, addirittura 12, per poter avere un'altra serie di tentativi, cosiddetti down, e procedere a avanzare nel terreno. Il terzo tentativo è fondamentale, questa è una situazione che in gergo si chiama di terzo e lungo, ed è ancora un incompleto. Ancora una volta l'accoppiata, la combinazione di Nieminen e Rinanen non riesce questo lancio. Rinanen era in buona posizione, era abbastanza libero in campo, ma il lancio era troppo lungo. Questo quarto tentativo della Finlandia quindi viene utilizzato per un calcio d'allontanamento, in gergo si chiama punt. Il punt riesce nonostante un buon lavoro della difesa messicana. È sempre lui, il numero uno messicano, che si invola prima sulla destra, poi viene finalmente placcato all'altezza delle 32 avversarie, vale dire riporta praticamente la palla, e questa volta però in possesso dell'attacco messicano, più o meno la posizione in cui si trovava l'attacco finlandese. Abbiamo però una bandierina gialla in campo, il referee ha già, come vedete, l'altezza più o meno delle 32, viene fermato il giocatore. Abbiamo già un fallo e il referee ha già dato una prima segnalazione. Adesso invece, aprendo il microfono, rende nota la penalità, e si tratta di una holding, vale dire una trattenuta, un uso illegale delle mani, e comunque un fallo, e la palla viene arretrata. L'attacco messicano avrebbe dovuto partire appunto dalle 32 yard nel campo
finlandese invece viene arretrata di ben 15 yard e l'attacco messicano si trova quindi sulle 47 finlandesi. Abbiamo visto una bellissima finta da parte del quarterback che una volta placcato ha addirittura riuscito a consegnare palla al suo numero 34. Molto tecnico il gioco già da queste prime azioni si può notare. Vediamo il quarterback che tiene palla fino al momento in cui viene placcato e poi la consegna con un lateral, con un passaggio laterale al proprio numero 34. Stiamo parlando di Oliver Feria. Oliver Feria è una conoscenza, vecchia conoscenza del football italiano, ha giocato nel 1998 tra le fila dei Palermo Cardinals e quindi è anche un favorito locale e prende già ha già il suo primo momento di gloria con un touchdown, due bandierini in campo. Cerchiamo di capire quale sia il problema, riteniamo di poter dire che si tratta di un delay of the game, vale a dire un consumo del tempo. No, è un fallo messo in atto dalla difesa, sentiamo il referee. È un comportamento scorretto da parte della difesa finlandese che viene penalizzata nell'ambito delle 10 yard. Tutte le penalità vengono, le distanze diciamo da assestare per le penalità vengono dimezzate e quindi abbiamo visto quindi la distanza misurata col pallone che era minima. Allora, buono anche questo punto addizionale, il Messico conduce già 14-0 sulla Team Finland, sulla rappresentativa nazionale finlandese. Abbiamo visto un paio di azioni e il Messico è riuscito a segnare altri 6 punti arrotondati poi con il calcio di trasformazione. Diciamo già la prima impressione era quella di una prestanza atletica e tecnica molto buona da parte della squadra messicana, tutto confermato dal fatto che ha segnato il signor Oliver Feria, che dicevamo appunto è un idolo locale avendo militato nella squadra locale, la squadra di Palermo nel 1998. Qualche secondo di interruzione con il referee che deve dare alcune disposizioni per l'impianto tecnico, ci sono ovviamente in una manifestazione di questa portata ci sono molte cose da sistemare. Intanto tutto è pronto al fischio del signor Adus, come ama precisare appunto il referee. Darà il via alla gara. Vedete, sembra che il microfono del signor Adus non funzioni e questo costringe il tecnico audio ad interrompere, ha costretto il referee ad interrompere la gara, a sospendere un attimo la gara per dare al tecnico audio la possibilità di intervenire. E questa è una particolarità del football americano, che soprattutto nelle gare internazionali prevede che il capo arbitro, un po' come l'NFL, quindi nei professionisti americani, abbia la possibilità di spiegare o comunque di comunicare quali siano le decisioni arbitrali in merito ovviamente ai propri interventi, alle penalizzazioni assestate. Direi che ci possiamo aspettare il fischio in questo momento. Quindi ancora kick off del Messico che conduce 14-0 sulla Finlandia, un gioco espresso finora molto molto buono, molto tecnico, confermo anche per quanto riguarda lo special team, un buonissimo lavoro da parte dei componenti della squadra speciale. Il numero 49 Enrico Murillo ha effettuato il tackle sul ritornatore designato della squadra finlandese, la squadra finlandese che comunque non ha meritato, vediamo appunto si tratta del numero 89,
che porta palla dopo averla ricevuta all'altezza delle 25 yard. Da qui parte l'attacco guidato da Nieminen, una formazione classica con due running back allineati parallelamente alla linea di scrimmage. La palla è consegnata a uno di loro, mentre l'altro rimane insieme al quarterback a fingere a cercare di ingannare la difesa, quindi con una finta. La corsa del running back produce 2 yard, il secondo tentativo della Finlandia vede quindi 8 yard da conquistare. La catena che stiamo vedendo in questo momento in primo piano è poi il mezzo col quale viene segnalato e il punto al quale inizia l'azione, il punto nel quale la palla deve essere portata per conquistare altri 4 tentativi. Allora riepiloghiamo: la squadra in possesso di palla e in attacco ha 4 possibilità per superare 10 yard. Qui assistiamo a un fumble, il giocatore viene placcato, la palla gli sfugge di mano, ovviamente gli sfugge di mano prima che toccasse il terreno con le ginocchia o con il corpo, e questo implica una palla persa, che in gergo si chiama fumble, ed è stata, come avete visto, poi i giocatori messicani che si lanciavano a terra lontani dal giocatore, questo perché la palla era libera e se ne sono impossessati. Il Messico torna in attacco quindi con un primo tentativo 10, con un lancio immediatamente ed un touchdown. Una sola azione e il numero 13 del quarterback, numero 13 del Messico, coglie sulla sua sinistra con un lancio di circa 40 yard il ricevitore numero 88, il signor Héctor Cuervo, che come avete visto, pur avendo un difensore nelle vicinanze, un difensore su di sé, è riuscito ad impossessarsi del pallone, a superare la linea ideale che attraversa il muro ideale che attraversa la linea di touchdown, la linea di meta. Altri 6 punti quindi nel carniere del Messico, che comincia al massimo vapore, 20-0 in questo momento. Il calcio addizionale è buono e quindi sono 21 i punti che il Messico ha messo a segno in pochi secondi. Il primo quarto di gioco, come tutti i quarti di cui si compone una gara di football americano, in questo caso dura 12 minuti, ne sono stati giocati meno di 4, e il Messico ha già messo a segno 21 punti. Questo la dice abbastanza lunga sul motivo per cui il Messico sia considerato uno dei favoriti, insieme al Giappone, che ancora non ha giocato. Esordisce il Giappone domani sera contro la Svezia. I due gironi nei quali sono divise le 6 formazioni nazionali partecipanti sono Finlandia, Italia e Messico, Giappone, Svezia e stiamo seguendo l'azione, quindi ci siamo. Il numero 24 ritorna, questo ennesimo, stiamo parlando già del terzo kickoff dello special team messicano, tenta numerosi giocatori messicani che lo braccano con una corsa laterale che non sortisce molto guadagno, si guadagna terreno in verticale, ma è corretto il tentativo da parte del giocatore, del ritornatore, che ci è parso Mattias Forslund. Attacco finlandese ancora in campo. Primo tentativo 10, palla al fullback con un tentativo di sfondamento centrale, questa volta il numero 36 della Finlandia, si tratta di Tero Talonen, già autore di una buona gara nonostante la sconfitta nel primo incontro con l'Italia. Talonen è il top runner del primo incontro, ha infatti effettuato 15 corse con un guadagno di 79 yard, la media
guadagnata per ogni corsa è di 5,3 yard, la più lunga 12 yard. Ancora un tentativo di corsa, questa volta con una schema off tackle, la palla consegnata al numero 42, Jani Pustinen. Il terzo tentativo vede la Finlandia con 8 yard ancora da coprire per guadagnare la possibilità di fare altri 4 tentativi, mettere in atto altri 4 tentativi e quindi guadagnare altri 10 yard. La Finlandia fino ad ora non ha ancora nei propri tentativi superato la propria metà campo, proprio perché è stata costretta dal Messico diverse volte, e questa volta si smentiscono. Questa volta il coach finlandese decide per un'azione di lancio, d'altra parte con una situazione di terzo lungo, come dicevamo prima, quindi più di...